Oggi vogliamo parlarvi di Estamos Juntos. Diamo il benvenuto a Jenny Campagnolo, responsabile del servizio civile della Caritas di Ragusa, e alle tre ragazze che hanno iniziato questo percorso di questo progetto Volontariato. di volontariato. Benvenuta Jenny, benvenute ragazze. Grazie. Allora, Jenny, spiegaci un po' meglio di che cosa si tratta di Estamos Juntos. Allora, questo è un progetto di volontariato, è un progetto veramente forte per le ragazze perché coinvolge un po' tutti gli aspetti della loro vita, dall'abitare, infatti sono volontarie che abitano insieme, condividono una casa, al viaggio, perché è un progetto che le vedrà per 3 mesi, in trasferta volontaria in Portogallo, nella città di Lisbona, alle attività che svolgono tutti i giorni. Che sono attività proprio di lavoro vero e proprio, a contatto con la terra, con la natura e con le persone che la Caritas sostiene, con le quali fa progetti e percorsi di inserimento lavorativo. Per cui, insomma, è un'esperienza totalizzante che le sta coinvolgendo per 9 mesi, quindi dal 13 novembre fino a fine luglio. E poi, tra l'altro, stanno vivendo intensi cicli di formazione che sono iniziati adesso da poco, ma sostanzialmente. Essenzialmente loro tutte le mattine vanno a Contrada Magni, dove sostengono l'attività di agricoltura sociale, accompagnando anche le persone che noi appunto seguiamo e riportandole poi a Ragusa, e quindi fanno lavoro di agricoltura sociale, stanno nei campi, aiutano la cooperativa che c'è a confezionare, diciamo, le verdure, le consegne da fare alla gente. E stanno appunto con i nostri, con le persone con le quali e per le quali lavoriamo. Il pomeriggio invece facciamo percorsi formativi sulla non violenza, sulle relazioni interpersonali. Quindi è anche sulla lingua portoghese, che è, diciamo, una delle competenze che apprenderanno. E quando andranno in Portogallo queste ragazze, quindi il secondo trimestre lo faranno lì, e lì faranno servizio presso tre enti nella città di Lisbona, che sono la Caritas, i Gesuiti con i rifugiati e poi un'associazione che si chiama Comunidade Vida e Paz, che lavora con i senza dimora. Quindi anche a Lisbona loro vivranno assieme. In uno stesso appartamento e poi durante il giorno si divideranno, andranno in 3 spazi di servizio differenti. Una volta tornate qui, quindi il 1° maggio torneranno a Ragusa e da lì inizierà un percorso di 3 mesi, 3 mesi e mezzo, in cui loro faranno attività di educazione ambientale, sensibilizzazione al servizio, al volontariato presso scuole, parrocchie e accoglieranno a Contrada Magni dei gruppi per campi di volontariato e attività, ecco, a contatto con la natura, con gli asini, con tutto ciò che si fa a Contrada Magni. Come mai è nato quindi questo progetto di servizio civile all'estero e qual è l'obiettivo che volete raggiungere? Allora, il progetto era un nostro sogno come Caritas da tempo, proprio perché non è un progetto di servizio civile, ma è un progetto che promuove il volontariato puro. L'obiettivo è quello di cambiare, di dare anche ai giovani un'opportunità diversa. Queste ragazze non ricevono un compenso come i ragazzi che svolgono il servizio civile, però l'opportunità sta nel fatto che cerchiamo di coprire le spese che le ragazze sostengono, quindi la casa, il cibo, i viaggi, quindi i biglietti, un bonus cultura nel periodo a Lisbona, tutto quello che magari peserebbe sulle famiglie, che in questo modo le libera, le sgrava da questo vincolo e quindi permette loro di fare un'esperienza nel vero senso della parola, di vivere giorno dopo giorno e di apprendere dall'esperienza che fanno, dal confronto, dall'incontro, dalla formazione. Per cui ecco, è un periodo in cui loro hanno messo la loro vita, tra parentesi, ma questo lo diranno loro, per fare un'esperienza di crescita. Benissimo, quindi le conosciamo queste tre ragazze. Salve a tutti, io sono Viviana, ho 23 anni e vengo da Agate. Sono stata la fortunata, una delle tre fortunate a partecipare a questo progetto, ad essere scelta. E
Che dire, sono molto curiosa del prossimo periodo che vivremo, che passeremo. Spero che vada per il meglio. In questi 15 giorni come hai vissuto questa esperienza già insieme alle ragazze? Ma per me è stata una novità assoluta, in quanto non ho avuto precedenti esperienze con la convivenza e cose del genere. Anche l'agricoltura per me è stato un ambito, un campo nuovo sulla quale mettermi in gioco. È stato tutto molto interessante e sicuramente continuerà ad esserlo. Salve a tutti, io sono Fabrizia, vengo da Modica e ho 28 anni. E ho iniziato appunto insieme alle ragazze questa avventura che ci terrà occupate fino a luglio, e finora ci siamo trovate benissimo noi tre e abbiamo trovato tanta complicità sia per quanto riguarda l'ambito lavorativo che quello, diciamo, della convivenza in casa. E per me è un'esperienza del tutto nuova perché non ho mai lavorato appunto in un'azienda agricola e quindi è tutto nuovo, però finora mi sono trovata molto bene sia con i ragazzi, perché c'è un ambiente molto, molto bello a Magni, sia con i ragazzi e sia nel lavoro vero e proprio, e spero che... Cosa ti aspetti di questa nuova esperienza? Io mi aspetto a livello personale di una crescita, quindi di poter in qualche modo arricchire il mio bagaglio culturale e di apprendere tra virgolette un mestiere che è quello appunto della campagna e di poter aiutare gli altri. Cosa ti aspetti di questa nuova esperienza? A livello personale una crescita, appunto arricchire il mio bagaglio culturale, stabilire dei rapporti solidi e a livello tra virgolette professionale spero anche di apprendere appunto quello che è un mestiere, quello di lavorare appunto la terra, lavorare in un'azienda agricola e di aiutare anche le persone appunto che lavorano insieme a noi. Salve a tutti, sono l'ultima, sono Anna, vengo dalla provincia di Belluno, da un paesino, perciò dal lato opposto della penisola. Sono qui con le mie due compagne di avventura, abbiamo appena cominciato, perciò tanta adrenalina, tanti buoni propositi e anche per me è un'esperienza nuova quella dell'agricoltura, avendo però già nel mio bagaglio delle esperienze nel sociale e perciò ci stiamo un po' testando. E vediamo come andrà a finire. Cosa ti aspetti di questa esperienza? Mi aspetto di aggiungere qualcosa al bagaglio di esperienze che ho già fatto, di vedere una realtà completamente diversa dalla mia, non solo appunto quello che sarà Lisbona. Io saluto e ringrazio Jenny Campagnolo e le ragazze per essere stati con noi oggi. Seguiremo il vostro percorso strada facendo anche prima della vostra partenza per Lisbona, quindi vi seguiremo tappa per tappa. Io saluto e ringrazio chi ci ha ascoltato, un caro saluto quindi a tutti voi. Un saluto a tutti! Estamos juntos!